soon's in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's working. Questo sta peggiorando di brutto. Sì, è arrivato il momento della mascherina. In questa giornata del 1° novembre è importante fare la mascherina. Quindi, con questa spugnetta vetrata, molto leggera, che non so, adesso non ricordo più di quanto... a quanto sia, no? Gli facciamo giusto la funzione. Di pulire sia da una parte, praticamente passandola qua non graffia, vedi? Sia da una parte che dall'altra. Una volta fatto con questo, usate un pochettino questa qua, giusto che anche di questa non ricordo quant'è, 80, non so, non mi ricordo. La facciamo ancora un po' da questa. Dopodiché lo puliamo di tutte le impurità che si sono fatte. Nei corner. Sia da un lato che dall'altro. Spolverato con questo, lo puliamo adesso con lo straccio. Ora gli mettiamo questo rust proofing e vediamo come va. Questo però è oil. Quindi, siccome l'avevo usato già una volta, però magari non l'avevo fatto asciugare bene, ora vediamo come va in questa giornata. Prima di operare con il rust proofing, conviene dargli una lavata con lo sgrassatore. Con lo sgrassatore, dopo averlo fatto agire per 1-2 minuti, dopo passiamo la spugna, capito? Ecco che, come si vede, lo sporco viene fuori, no? Passiamo la spugna e dopodiché gli passiamo lo straccio sia da una parte che dall'altra. Una volta spruzzato, lo lasciamo agire.
trazione mascherina. Visto che qua è venuto più pulito, no? Questo ancora non viene. Però adesso facciamo anche da questa. Questa era come era prima. Questi sono tutti i punti di ruggine che ora copriamo, facciamo asciugare e poi verniciamo. Ecco, adesso siamo pronti. È abbastanza consumato. Lago di Tresna. Questo è il percorso che avevo fatto off-road, ora lo sto facendo a piedi. Ma ho paura a rifarlo con la Watts. Ecco le foglie. Ecco, questo qua era il percorso che avevo fatto con la Watts. Mi si è rotta la lente del telefono. Non so se do l'idea, ma si è rotta la lente. Sembra di avere i fantasmi dentro lo screen. Comunque questo era l'off-road, adesso è tutto coperto. Cioè, se devo pensare di essere salito su di qua, ne ha fatta di strada, l'amico Bucanca. Non sembra, ma era un off-road abbastanza impegnativo. Qui era dove avevo perso un peso dello specchietto. Qui dove c'è l'albero. Non sembra, ma fuck, tira su, eh. Andare così non sembrava tanto, ma ecco, lì è l'albero famoso che mi aveva strappato. Cazzo, questo qui era l'albero che mi ha rotto, eh? Bastasu, ecco. Cazzo, c'ho la lente. No, tira su bene, va. Devo dire che la mia bucanchina si è comportata veramente
Bene, questo è l'albero che mi ha panato, no? Fuck it. E qua non riuscivo a salire e poi sono sceso. Ecco. Guarda, proprio giusta, eh? E siamo arrivati alla cima della collina, dove però io non ho fatto questa strada, o comunque non ricordo. Come si chiama la montagna lassù? Come? Jar. E lì c'è la pista di decollo per gli, come si chiamano? No, il deltaplano. Per la cronaca me la son fatta in bici. Ma chi è che arriverà a svuotare questo sacco? Qualcuno arriverà. E continua il percorso dell'off-road. Questa è la zona più tranquilla, ma prima era abbastanza pendente. E poi su di qua. Va bene. Continua il percorso dell'off-road fatto al tempo che fu. Questa volta nel periodo autunnale, ma a piedi. Adesso andiamo alla Devil's Rock, la roccia del diavolo. A vederlo adesso, comunque il percorso, con il terreno cambiato, molto simpatico, un bel giro. Stiamo andando alla Devil's Rock, ve l'ho già detto. Considerando che ho aspettato 3 mesi per avere il gear sistemato e quindi spedito da chissà da dove doveva arrivare, il fatto di rifare un'altra volta l'off-road, ma non so, non saprei. Ecco, un saluto. Non è che ha fatto una bella fine, comunque. Il percorso continua fino alla Devil's Rock. Come si vede, il sentiero è anche abbastanza, o la strada, è anche abbastanza stretta. Arrivando alla Devil's Rock, praticamente si trova lì dietro. Cioè che non era neanche facile da tenere in mano, comunque. Quindi questa è la Devil's Rock. La leggenda racconta che il diavolo aveva preso questa roccia in mano per distruggere la chiesa che c'è sotto a Vorigovizze, ma il vento forte gliel'ha impedito. E quindi gli è caduta la roccia dalla mano, minchia che manona che aveva, e quindi gli è caduta la roccia dalla mano e la chiesa si è salvata per sempre, o comunque fino adesso. La roccia è rimasta qua, ora tutti stanno cercando il diavolo, che non si sa che fine abbia fatto. Abbiamo dato la botta di, come si chiama, di colore, però non credo che vada bene, perché quello che ho messo è troppo grigio, è troppo oily, e come antiruggine non va bene, però adesso gli mettiamo questo in ogni caso, no? E, niente, lo concludo così,
lo concludo così e basta. E dopo, quando poi tornerà un altro momento, o lo rifaccio oppure vediamo. Perché in effetti avrei magari dovuto scrostarlo tutto quanto, dargli l'antiruggine e dopo ricolorarlo. Ma c'è qua il risultato finito. Si vedono delle, come dire, ci sono degli spazi che sono ancora un po' scuri e altri più bianchi, però insomma va molto meglio di prima. It's okay. Visto? Spostando la camera, ecco, si vedono un pochettino gli spazi che colorando rimangono un po' così. Va bene, dai, lasciamolo così per adesso e vedremo il da farsi. Ora mancano i fanali, bisogna mettere altri due fanali un po' più belli. Bene, la giornata è finita, lo screen del telefono per filmare si è rotto, però abbiamo fatto la mascherina. Direi che va tutto. Well, mama like Cinderella, mama's got it, you buy it. I said, hold on.